Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Allora, sono qui che aspetto l'orario di uscita di Alessandra. Stamattina mi sono vista con Sara, abbiamo passato tutta la mattina insieme, è stato bellissimo. Cioè, a me proprio chiacchierare con lei mi fa bene al cuore proprio. Stiamo proprio bene quando parliamo, il tempo vola veramente. E quindi entrambe avevamo questa mattinata un po' più tranquilla, un po' più libera, e quindi ci siamo viste. Il problema è che c'è un vento pazzesco, ragazze, una roba allucinante, e quindi vabbè, l'unica pecca è quella. Tra l'altro c'è stato anche un problema, nel senso che non ho capito se è volata una casa, sapete le imposte, no? Le gelosie. È volata un'imposta di legno giù da un balcone, non ho capito di quale palazzo. Comunque c'erano i vigili del fuoco, insomma un casino. Meno male che non è caduta in testa a nessuno, perché altrimenti era una tragedia, veramente una tragedia. Ma c'era un vento veramente molto 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 forte. Comunque, niente, allora stamattina, a parte i vari giri eccetera eccetera, ho preso... non so se farvelo vedere o meno, perché magari si capisce che cos'è, quindi per sicurezza magari non ve lo faccio vedere, ve lo racconto solo. Comunque ho preso il regalo per mia mamma, ho preso due cosine che mi piacevano un sacco, sperando le piacciono, sperando insomma che non le abbia già, ma non mi pare. Comunque mi piacevano veramente tanto, quindi gliele ho prese insomma da parte di tutti noi. Poi un bigliettino veramente molto originale anche quello, ma vi farò vedere, poi magari faccio un vlog domenica quando viene per il compleanno, vi faccio vedere la tortina. La torta la porterà mio papà, quindi non ho idea di come sarà, però insomma una tortina, una cosa semplice tra di noi, da stare un po' anche con i nipotini e quant'altro. C'è anche Riccardo, quindi insomma ci passeremo un bel pomeriggio. E quindi sono contenta perché ho trovato un regalo, bigliettino che mi piacesse. Poi adesso vedo se serve altro da comprare per domenica, magari qualcosa da bere. E poi siamo andate in edicola a farci un giro e ho preso questa rivista qua, che è appunto per... scusate, aspettate che... tolto un attimo la modalità cinema, perché col volante non riesco a farvi vedere a fuoco. Comunque ho preso questa rivista qua che mi piace un sacco, prendevo già tempo fa, poi non l'ho più presa, però mi è venuta voglia di prenderla, così me la leggo. È tutta inerente alla fotografia, quindi solitamente la compra chi è appassionato o chi è fotografo, insomma si chiama appunto Eki, principalmente per chi utilizza le Nikon. Io ho macchine fotografiche Nikon. Poi ho preso questo per Riccardo, perché è troppo lui, e l'ho visto in edicola e cioè, Sara in realtà me l'ha fatto notare, perché io non l'avevo visto e ho detto effettivamente non posso non prenderglielo, cioè proprio lui, perché Riccardo comunque lavora con tutto ciò che concerne lo spegnere incendi e nell'emergenza, queste cose qua autostradali, quindi era troppo carino, troppo 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 bellino. È della Trudy e si trova in edicola se vi piace. E poi ho preso questo per Fede, tanto stasera torna e... ok, un po' di vento, stasera torna e glielo do, gli faccio una sorpresina. È praticamente uno squishy di Naruto, a lui piace molto e quindi gliel'ho preso. E basta ragazze, questi sono stati gli acquistini. Ah no, ho preso anche... perché oggi mi rifarò le unghie, perché sono un po' rovinate, devo far rifare il semi permanente, visto che i miei colori iniziano un po' a
a stancarmi, ho preso questo qua che mi piaceva un sacco, di Astra, sempre semipermanente, ed è un colore, non so descrivervelo, però tanto ve lo farò vedere. Se le faccio di oggi, ve lo faccio già vedere in questo vlog. Spero di riuscire a farvelo vedere. Magari quando Alessandra dorme, visto che sono comunque da sola, me le sistemo e poi ve lo faccio vedere. Così anche le mie unghiette sono a posto, belle ordinate. E basta, queste sono le novità di questa mattina. Quindi regalo trovato, bigliettino trovato. Così in edicola, mi sono fatta una coccolina anch'io con questa rivista. Pensierini per i miei uomini. Ad Ale non ho preso nulla perché ieri avete visto che ho già preso la rivista, quindi non mi piace, insomma, riempirla di cose perché poi gliene prendo un'altra, non guarda più quella, quindi gli abbiamo già preso quella ieri, quindi si guarderà la sua rivista. E a Fede non le avevo ancora preso nulla, quindi gli ho preso questo qua. E Ricky, pensierino per fargli strappare un sorriso, visto che oggi tra l'altro è in trasferta e quindi arriverà piuttosto tardi, quindi gli farà piacere sicuramente una sorpresina e una bella cenetta. Niente, vado ragazze, vado a prendere la pupa e ci vediamo dopo. Salto temporale, ho dimenticato di dirvi, ed ho già pranzato e tutto, sto per portare anche Ale su a fare un po' di nanna, che ho preso anche il saccone di crocchette stamattina, queste qua le monoproteiche con il riso che prendo al negozio proprio di animali, sono appunto per Aaron. Scusate, ma l'ho aperto un attimo perché gli devo dare da mangiare. Comunque questo qua e lo prendo appunto al negozio di animali, proprio apposta per cagnoni come lui. Ho steso la lavatrice, ta-da! Anche le presine, questa qua, anche se in realtà ho già messo quelle natalizie, quindi non so se, boh, non so se rimettere per ora queste, quelle natalizie e metterle più avanti, quasi quasi. Adesso vedo se non metto via queste e ho già quelle altre e in caso si sporcheranno appunto ho già queste di riserva e tra l'altro ragazze ammorbidente di felce azzurra la vita cioè profuma tutto tantissimo ed è super super persistente, ve lo straconsiglio. Porto giù la cestina e poi metto nanna anche Ale. Ragazze, buongiorno. Allora, continuo oggi questo vlog perché così lo finiamo e ve lo pubblico con la spesina, quella spesina in più che vi dicevo appunto per domani che è il compleanno di mia mamma e poi per cose che ci servivano. Comunque, ovviamente accendo il video e il sole va via. Comunque, vi faccio vedere queste cosine. Allora, 4 litri di... Grazie. Il mio assistente mi ha acceso la luce, 4 litri di latte parzialmente scremato. Poi abbiamo preso questi salatini misti, sempre per domani, insomma, se non basta quello che abbiamo, se non li teniamo da parte. Patatine classiche, pane confezionato, questo qua morato, molto buono. Poi due pacconi di carta igienica, questa è ottima perché è bella spessa, durano tanto i rotoli, ne abbiamo presi 8, uno per il piano di sopra, uno per il piano di sotto. Poi abbiamo preso lo spumante, il Brut, questo qua per il compleanno, un succo alla mela scelto rigorosamente da Federico, ecco, poi abbiamo il succo yoga alla pesca, il succo yoga all'ace, questo mi sa che piace più al papà, poi abbiamo il tè al limone, una Coca-Cola, i cereali, questi qua, sicuramente anche questi scelti da Fede, della Crave, quelli Milk Choco, della Kellogg's, questi che servono, gli assorbenti, Wuster, questi qua, stavolta li abbiamo presi di suino perché sono più buoni per fare i salatini. Poi qui abbiamo i sacchetti della spazzatura con l'accetto, due confezioncine di carne per Nala, vitello e ortaggi, e agnello e tacchino, poi Nutellina,
Questa qua è quella da 400 grammi, mi pare. Poi abbiamo una marmellatina Cobb di pesche. Il tè preferito da me, Fede, della Twinings Earl Grey Tea. Poi abbiamo della colla. Abbiamo questa qua trasparente, a presa rapida e penso l'Attack, l'altro tipo Attack. Sì, no, è Attack proprio. Poi abbiamo questo qui che è un regalino per i cagnolini. Immaginate qual è per Aaron e per Nala. Secondo voi? Questo è per Aaron e questo è per Nala. No, scherzo, è il contrario. Poi prosciutto cotto e mortazza. La mortazza sempre scelta rigorosamente da Federico con pistacchi? No, Senza pistacchi. A 4,61 euro tutti e due, credo. Sì, tutti e due. E basta. Poi c'è anche una cassa d'acqua e poi un sacchettone di pane fresco preso proprio in panetteria. E la cassa d'acqua, ve l'ho già detta. E basta, vado a sistemare. Momento festa. Ahia, che testata che ha dato al cassetto. Aaron, calmati. È maiale, mamma! È maiale, che fumo Babba bevo. Guarda. Capisco l'effetto sottovuoto. Molto sotto, ma tagliala tutta la carta, facciamo prima. Ah, ok. Guardate come sono felici. Aaron non ce la fa più, cioè. Controllati, Aaron. Nala, pure tu. Un attimo. Seduti. Resta. Ah no, ciccio, non attacca. Vai. Ammazzate. Che pezzettone. Non riesco neanche a inquadrarlo, talmente. Fa vedere. Fa vedere. Io che avevo già lavato i pavimenti. Li devo rilavare, ho già capito. Mamma mia. È un prosciuttone. Questo è prosciutto crudo. Sono anchette. Tanto lui sta, per ora deve ancora mangiare monoproteico al maiale, quindi tutte le cose di maiale gliele possiamo dare. Me lo dai per favore? Ma figurati! Mi dai pace. Grazie, grazie papà, grazie, sono felice. Nala è già scappata. Nala se lo porta sempre su, infatti non me la inquadro perché è scappata. Ha paura sempre che Aaron glielo ruba. Buonasera ragazze, scusatemi, mi sono completamente dimenticata di vloggare del video, di tutto, però oggi mi sono divertita un sacco proprio con i miei figli, mi sono goduta Federico perché appunto è il mio weekend con lui e sia lui che io non vediamo sempre l'ora di passarci il weekend insieme, quindi non mi sono ricordata di filmare, vi dico la verità, sono sincera. E niente, stasera, visto che Riccardo stasera lavora solo stasera e quindi io e lui ci siamo proprio goduti la serata insieme, è stato molto bello, abbiamo chiacchierato, ci siamo finiti appunto questo film che avevamo iniziato ieri, mi pare ieri o l'altro ieri, che è GGG, tra l'altro ve lo consiglio tantissimo, anche Fede ve lo consiglia, infatti mi ha detto di dirglielo anche nel video perché è veramente, veramente bello. Io l'avevo visto e l'ho rivisto proprio stravolentieri perché è proprio, proprio bello, vi fa proprio sognare e appunto anche a lui è piaciuto veramente tanto, tanto. E quindi insomma, se mi ricordo vi lascio l'immagine qui da qualche parte, se no è semplice da ricordare. GGG su Netflix, veramente, veramente bello. Poi stasera ho anche rifatto le unghiette, le ho fatte molto molto semplici, di questo colore qua, che non ho più, ah cavolo, l'ho già messo via, comunque è di Astra ragazze, della linea semipermanente, che è veramente veramente bella, mi è piaciuta sia la consistenza, sono un po' più densi rispetto a quelli che avevo io mini, che sono un po' liquidini, mi piace un sacco. La linea Astra semipermanenti, penso che ne acquisterò sicuramente altri perché mi sono trovata molto bene, mi piacciono. Quindi ho fatto questo colore molto neutro, molto pulito, insomma, così. E
E basta, domani ci aspetta una mega giornatona perché è il compleanno di mia mamma. E quindi vengono qui, festeggiamo, mio papà porta la torta e io pensavo di fare appunto, come vi avevo accennato, dei salatini. So che ai miei, a mia nonna, ai bambini piacciono un sacco quelli con i wuster, quindi penso li farò solo con i wuster e delle pizzette classiche, quindi le faremo domani insieme, insomma tanto domani sicuramente farò il vlog. Poi sono in attesa del calendario dell'avvento che vi ho detto che ho ordinato. Oggi dovrebbe arrivare in settimana, quindi inizio settimana, dovrebbe arrivare intorno al 21, 22, 23 massimo dovrebbe arrivare, insomma, quindi dovrei avercelo sicuramente per il 1° dicembre ce l'ho in mano e quindi non vedo l'ora di averlo, così me lo metto già qua, ce l'ho pronto per il vlogmas, che non vedo l'ora di iniziare, ragazzi, vi giuro. Sono già nel mood natalizio, poi adesso a breve voglio stampare che ho trovato qui su internet, sono davanti al computer, voi non lo vedete mai qua, delle letterine, stavo appunto prima cercando letterine già un po' fatte, no? Letterine Babbo Natale e così le faccio scrivere ai bambini. E Ale ovviamente avrà la mia assistenza. Ecco, c'è tipo questo, caro Babbo Natale, pieno, pieno, gliene stampo una. E così, insomma, lo fanno un pomeriggio insieme, come da tradizione. Anche l'anno scorso hanno fatto così. E l'hanno compilata insieme. E basta. Quindi, insomma, stavo guardicchiando quello, poi Ale mi ha chiesto se le stampo un qualcosa da colorare per il compleanno della nonna. Quindi dovrei guardarmi anche quello, compleanno, da colorare, vediamo un po'. Ecco, sì, c'è tipo buon compleanno con la torta, magari le stampo tipo questo qua con la torta. E così è contenta perché giustamente lei non riesce ancora a fare quello che vorrebbe, quindi poi si dispiace, no? Un po' di questo e quindi ho pensato le stampo qualcosa di già fatto e lei così domani mattina si mette e lo colora, così almeno le dà qualcosa anche lei alla nonna e poi niente, e poi si festeggia, si sta un po' in compagnia, quindi sicuramente mamma mia, sicuramente vi porteremo con noi comunque. Ho già controllato anche la Polaroid, tra l'altro, che avevo qui, nel senso se era carica e tutto quanto, ma l'ho usata proprio solo all'anniversario, tra l'altro è bellissima, ragazze. In diverse mi avete scritto anche nelle domande, mi pare, di Instagram, se merita, se la consiglio da acquistare, assolutamente sì. Io dovrei avere l'ultimo modello, adesso non mi ricordo. Però mi pare che l'Instax l'ultima uscita è la 12, che è la mia appunto. Sì, la Mini 12 dovrebbe essere proprio l'ultima della serie Mini, che vi consiglio, nel senso che è veramente graziosa. Che dire, è una Polaroid, ragazze, semplicissima da utilizzare, pratica, tascabilissima, cioè proprio comoda, piccolina. E appunto con uno scatto fate le foto normali con la modalità close up, quindi facendo un altro scattino fate i selfie, i primi piani, insomma. E al flash qua mettete le ricariche e che altro? E qua c'è il tastino per scattare la foto, cioè è proprio semplicissima ma stupenda, cioè mi sono innamorata veramente. Io la volevo da tanto, infatti mi ha fatto un regalo super super gradito e quindi sicuramente la utilizzerò domani per il compleanno di mia mamma. Tra l'altro volevo vedere quante foto ho ancora su dell'ultima ricarica che ho messo, così mi regolo perché dovrebbero essere se ecco 6, infatti 6 o 7 pensavo, però ho ancora una ricarica in bianco e nero, quindi casomai ne faccio qualcuna bianca e nera e qualcuna a colori, ne ho 6 a colori e 10 bianche e nere, poi le ricomprerò su Amazon.
su Amazon conviene il pacco da due, perché due pacchettini da 10, 17 euro. L'unica pecca è che costicchiano le foto, però non è che uno le usa proprio tutti i giorni, ecco, le si usano, almeno io, per le occasioni un po' più speciali, quindi l'anniversario, il compleanno di mia mamma, Natale, queste cose qua, quindi ho i momenti che voglio proprio immortalare, ricordarmi di aver vissuto, ecco, quindi sicuramente questo, ecco, non è una cosa che uno usa sempre, quindi pensavo magari ogni mese. Mi metto in testa che mi devo ordinare una ricarica da 20 foto, da due pacchettini da 10 a colori, semplice, e voilà, così sono sempre, so che ce l'ho sempre, ecco. E basta, io direi che vi saluto qua. Sono contenta di essere riuscita a fare le unghiette, mi piacciono un sacco, ragazze. Semipermanente, semplice, pulito, e ho le mani ordinate. E basta, io vi mando un bacione, mi vado a riposare anche perché volevo ancora montare questo video. Non so se ce la farò perché sono un po' stanca e poi vorrei stampare queste cosine per domani mattina, almeno la cosa di compleanno. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo domani con questa super giornata. Ciao! Our life.